Parliamo adesso nello specifico della propaganda e della cultura nell'età di Augusto. È certamente un tema interessante per diverse ragioni. Intanto perché la letteratura latina raggiunge proprio sotto l'imperatore Augusto l'età, potremmo dire così, dell'oro, nel senso che vengono prodotti alcuni dei massimi capolavori della letteratura latina. Dico un nome per un titolo, insomma, per dirne tutto, insomma, per far capire di cosa stiamo parlando. Per esempio, l'Eneide di Virgilio viene scritta su un impulso proprio dell'imperatore e proprio in questi anni. E poi perché è molto interessante illuminare come, provare a capire come l'imperatore, come Augusto, un uomo che ha in effetti stravolto le istituzioni repubblicane, ci verrebbe da dire a suo vantaggio, sia riuscito a instaurare un rapporto di collaborazione con gli intellettuali e quindi più in generale di come possano in qualche modo svilupparsi i rapporti tra il potere e appunto la cultura e gli intellettuali. Allora, l'aspetto, diciamo così, probabilmente più interessante sotto il profilo culturale dell'età d'Augusto è la fioritura della letteratura. Abbiamo già parlato nella video lezione precedente di come gli interventi in ambito, diciamo così, culturale siano un po' ad ampio spettro, di come l'imperatore provi ad agire sul mos maiorum, sul ripristino del mos maiorum, come ci siano degli interventi in campo religioso. Parliamo adesso della letteratura. Quando parliamo di età augustea, di produzione letteraria di età augustea, facciamo riferimento a quei prodotti letterari scritti tra la morte di Cicerone, il 43 a.C., e la morte di Ovidio, 17 d.C. Cicerone, che è forse il più importante, insomma, la figura di scrittore, oratore, filosofo, pensatore più importante dell'ultima fase repubblicana, è Ovidio, che potremmo dire l'ultimo scrittore dell'età augustea. Naturalmente anche qui si tratta di date simboliche, no? Di paletti presi come punto di riferimento. All'interno di quest'arco temporale cronologico abbastanza ampio è possibile individuare tre fasi. Una prima fase che va dal 44 al 31 a.C., in cui Ottaviano non è ancora Augusto. Nel 44 Cesare è appena morto e Ottaviano è costretto in qualche modo a dividere il potere con Marco Antonio. Siamo negli anni, per intenderci, del secondo triumvirato. Ecco, dal 44 al 31 a.C. i temi dominanti della letteratura sono la paura dopo decenni di guerre civili e i problemi relativi all'esproprio delle terre. Quindi nella letteratura si percepisce, possiamo dire così, ancora un clima di instabilità, cioè siamo di fronte a degli intellettuali che non si sentono di vivere in una realtà del tutto pacificata. Infatti, non a caso, Marco Antonio e Ottaviano sarebbero giunti poi allo scontro frontale, alla terza guerra civile, che si sarebbe conclusa proprio con la battaglia di Azzo nel 31 a.C. Le opere più significative scritte o iniziate a scrivere in questo periodo sono le Bucoliche di Virgilio e le Georgiche, sempre di Virgilio, che però poi verranno continuate anche negli anni successivi, e le Satire di Orazio. Dal 31 all'8 a.C. diciamo che è l'età d'oro dell'età augustea. Augusto è ormai, cioè Ottaviano è ormai Augusto, imperatore, principe, eccetera. Si avvale, come vedremo tra qualche istante, della preziosa collaborazione di un uomo di grande cultura, Mecenate, che crea un circolo vicino appunto all'imperatore. La letteratura di questo periodo celebra il principato come il ritorno dell'età dell'oro, celebra la pace e il ritorno. E celebra quei valori di cui Augusto si è fatto promotore: la campagna, il mos maiorum, la vita semplice. Le opere più significative prodotte in questo periodo sono le Georgiche di Virgilio, l'Eneide, e le Odi e le Epistole di Orazio.
L'8 a.C. è la data della morte di Mecenate, di quest'uomo che, come vi dicevo, ma ci torneremo tra qualche istante, fa da collante tra l'imperatore e gli intellettuali che vivono appunto a Roma in quel periodo. La morte di Mecenate segna un inasprirsi, diciamo così, dei rapporti tra intellettuali e potere, la letteratura si allontana dall'imperatore e ci troviamo di fronte a una poesia sostanzialmente del disimpegno che esalta l'amore, la pace, la fuga nella dimensione privata, o una poesia che è addirittura mondana, frivola, che celebra esattamente l'opposto di quelli che erano i valori appunto di Augusto, cioè l'amore non inteso come amore coniugale, ma come anche ricerca del piacere. A questo periodo appartengono per esempio le elegie di Properzio e Tibullo, oppure l'ampia, sconfinata produzione di Ovidio, ma anche una monumentale opera storica, A Burbe Condita, scritta da Tito Livio. A Burbe Condita significa appunto dalla fondazione di Roma. Di quest'opera purtroppo, come sappiamo, ci restano pochi libri, però ne conosciamo il contenuto attraverso grazie all'attività degli epitomatori, cioè di uomini che ne fecero praticamente delle sintesi, le epitomi appunto. Perché la letteratura di età augustea vede la creazione di capolavori assoluti, le satire di Orazio, le odi di Orazio, ancora di più l'Eneide di Virgilio, le opere di Ovidio, eccetera. Questi testi, queste opere, il cui valore venne immediatamente riconosciuto dai contemporanei e vennero subito, immediatamente, proprio percepite inevitabilmente come classici. Le ragioni sono diverse, beh, certamente intanto la pace, la serenità con cui questi scrittori poterono dedicarsi alla produzione letteraria, la protezione di cui questi scrittori potevano fruire ad opera appunto dell'imperatore, ma anche un rapporto, potremmo dire così, più disinvolto con i modelli classici. Si passa dall'imitazzo, cioè dalla riproduzione dei modelli greci, all'emulazio, cioè una sorta di gara con i modelli greci, che comprende anche la possibilità di mescolare, di contaminare più generi e più modelli. Quindi questa maggiore libertà nel trattare i modelli classici, i modelli greci, porta alla produzione di opere nuove, originali e in grado proprio di gareggiare per prestigio e per bellezza con gli stessi modelli. Mi viene in mente per esempio l'Eneide appunto di Virgilio, che ha a modello l'Odissea e l'Iliade, che mescola per certi versi e che tratta con una certa libertà, producendo un capolavoro dell'epica romana. Quali sono gli scrittori, i poeti, gli intellettuali più vicini alla figura dell'imperatore, alla figura di Augusto? Tra i nomi che abbiamo accennato spiccano sicuramente Virgilio, Orazio e Properzio, che fecero parte del cosiddetto circolo di Mecenate. Chi era Mecenate? Dal nome proprio di quest'uomo, Mecenate, deriva appunto anche l'espressione mecenatismo, per indicare proprio l'attitudine dell'uomo ricco, dell'uomo potente, di proteggere le arti, di finanziare le arti, e l'espressione ancora oggi utilizzata è un mecenate, per dire appunto è un protettore delle arti. Ecco, Mecenate era un uomo di grande cultura, proveniente da una famiglia di antica nobiltà etrusca, molto vicino all'imperatore, uno degli uomini più legati all'imperatore, che riunì attorno a sé un circolo di poeti, offrendo loro sostegno economico, protezione e cercando in cambio di indirizzarne le scelte, cioè cercando di renderli strumenti della propaganda augustea. Ma attenzione, non una propaganda smaccata, ma una propaganda, sottile, intelligente, che mirava non tanto, come vedremo, non solo ad elogiare smaccatamente l'imperatore, quanto a farsi cassa di risonanza dei valori a cui appunto l'imperatore teneva molto. Quindi, per esempio,
Per esempio, noi troviamo nelle satire di Orazio, ma anche nelle odi di Orazio, l'elogio della vita semplice, della vita rustica, della vita campagnola, in perfetta linea con quella rivalutazione della vita agrestre, della campagna, della vita contadina e della vita semplice, che era tra gli obiettivi proprio di Augusto. Mi viene in mente, per esempio, la satira del topo di campagna e del topo di città, in cui vengono contrapposti due stili di vita diversi, quindi la vita in città, una vita che offre più lusso, più ricchezza, più sfarzo, ma che nello stesso tempo più faticosa, più irta di pericoli, a cui Orazio, in linea appunto con l'imperatore, propone come, rispetto alla quale propone come alternativa la vita in campagna, più semplice ma più tranquilla e sicura. Non soltanto in questa satira, ma in tutta la produzione di Orazio c'è questo, come posso dire, questo celebrare il locus Amenus, il luogo ameno, lontano, appartato, la vita semplice. La stessa cosa si può dire per Virgilio, per esempio, il quale scrive non a caso le bucoliche che celebrano il mondo dei pastori, e poi le georgiche dedicate proprio alla vita agrestre, alla coltivazione dei campi. E, naturalmente, quindi i temi proposti dalla letteratura di età augustea sono condizionati dagli eventi storici. In positivo, potremmo dire così, e in negativo. Assume rilievo, abbiamo detto, il tema campagnolo, l'elogio della vita semplice, che sono i valori proprio propugnati da Augusto, la piccola proprietà terriera, i valori religiosi e morali dell'antico Lazio, di un tempo degli antenati, dei padri, ma nello stesso tempo il ricordo delle guerre civili fa sì che nessuno scriva un epos celebrativo delle gesta di Augusto. Cioè non c'è un poema epico che celebra esplicitamente le gesta di Augusto, proprio perché le modalità con cui Augusto era salito al potere erano discutibili nel momento in cui Augusto non si era scontrato con dei nemici esterni, ma si era scontrato con degli altri cittadini romani. Ma semmai Virgilio scrive un poema epico che celebra la gens a cui Augusto appartiene, cioè la gens Giulia, e celebra le origini di Roma, la grandezza di Roma. Quindi, diciamo così, un epos celebrativo in qualche modo indiretto. E poi, naturalmente, l'avvento del Principato fa sì che la letteratura dell'età d'Augusto sia molto diversa dalla letteratura dell'età precedente, cioè non c'è più lo scrittore militante, lo scrittore impegnato in politica in prima persona. Penso a Cesare, penso a Cicerone, penso a Sallustio, ma c'è una letteratura che si ripiega nella dimensione intima, privata, quindi per esempio l'elegia, quindi per esempio il tema amoroso, quindi per esempio il tema contadino. Sotto dei riferimenti alla vita politica ci sono anche nella letteratura del tempo. Penso per esempio ai riferimenti alle espropriazioni delle terre degli anni 42-41, dovute alla necessità proprio di premiare i veterani, di cui troviamo traccia anche nelle bucoliche di Virgilio. Ma ripeto, in generale la letteratura dell'età augustea è una letteratura più intima. Lo scrittore si ripiega proprio ripiega sulla sfera privata, proprio perché non c'è più la partecipazione politica, la libertà politica, il dibattito, lo scontro tipico dell'età repubblicana. Tutti gli intellettuali furono vicini ad Augusto? No, non proprio. Vedremo tra qualche istante che accanto al circolo di Mecenate,
diciamo così, vicino all'imperatore ci fu per esempio anche il circolo di Messala Corvino, il quale, pur non essendo apertamente contrario ad Augusto, certamente non fu neanche allineato alle, insomma, posizioni di Augusto. Ci furono degli intellettuali che, pur non appunto osteggiando apertamente il potere di Augusto, si attestarono su delle posizioni di lieve o di moderato dissenso. D'altra parte, anche nei letterati, negli scrittori vicini ad Augusto, si trovano delle tracce di non piena adesione a quelle che sono le volontà dell'imperatore. Forse Augusto avrebbe voluto un poema epico esplicitamente dedicato alle sue imprese, ma come abbiamo detto poco fa, non viene prodotto nessun'opera di questo tipo. L'imperatore avrebbe voluto la rinascita del teatro, ma non vengono richiamati in vita i generi proprio teatrali, e si diffonde poi, per esempio, l'elegia, soprattutto nel circolo di Messala appunto Corvino, che è un genere letterario poco in sintonia con gli ideali augustei, che ha come oggetto il disimpegno e che ha come oggetto l'amore, non necessariamente l'amore coniugale. Lo strumento di cui gli scrittori si avvalgono, diciamo così, per respingere alcune delle richieste dell'imperatore è la recusatio, cioè dichiarano non di non voler obbedire alle aspettative del sovrano, ma di non essere in grado, cioè di non avere gli strumenti per affrontare grandi temi epici e civili. Lo fa d'altra parte lo stesso, praticamente lo stesso Orazio. I rapporti, come vi dicevo, tra l'imperatore e gli intellettuali diventano un po' più tesi dopo l'8 avanti Cristo, cioè dopo la morte praticamente di Mecenate, che aveva avuto la funzione di raccordare intellettuali e potere, di mediare tra le esigenze dell'imperatore e le aspirazioni degli scrittori. E in effetti l'ultimo periodo dell'impero di Augusto vede anche alcune azioni che potremmo definire di natura repressiva. Per esempio, Ovidio, per un error misterioso su cui torneremo quando studieremo appunto questo autore, viene allontanato, mandato in esilio nell'8 d.C. a Tomi. Probabilmente tra insomma, le cause che portarono all'esilio di Ovidio ci fu anche il fatto che egli scrisse delle opere come l'Ars Amatoria o Ars Amandi, l'arte di amare, per niente in linea con la politica moralizzatrice voluta da Augusto. E poi altre opere considerate filorepubblicane vennero nel 12 d.C. pubblicamente bruciate, quindi c'è un atteggiamento decisamente repressivo da parte proprio di Augusto. Accennavo al circolo di Messala Corvino. I circoli principali, diciamo così, esistenti sotto Augusto sono il circolo di Mecenate, appunto a lui vicino, il circolo di Asinio Pollione, che abbiamo già avuto modo di nominare quando abbiamo studiato il Liber di Catullo. Asinio Pollione fu infatti amico di Catullo e di Cinna, anche questo lo abbiamo nominato quando abbiamo studiato Catullo, e diciamo così, questo Asinio Pollione ebbe una certa propensione per la poesia neoteica, quindi per la lirica di argomento amoroso, ricercata, che abbiamo avuto modo di conoscere appunto studiando Catullo, e poi il circolo di Messala Corvino. Rilevante perché attorno a quest'uomo si riunirono alcuni importanti scrittori del tempo, come per esempio il giovane Ovidio, come per esempio Tibullo. Messala Corvino era un uomo di ideali repubblicani,
pur non mettendosi, diciamo così, apertamente contro Augusto, certamente non fu a lui vicino. E come vi dicevo, la stessa scelta dell'elegia, cioè di una poesia di argomento erotico, di argomento amoroso, non è in linea con il programma e con gli ideali augustei. Ecco, gli intellettuali, gli scrittori che fecero parte del circolo di Messala Corvino, potremmo dire furono degli scrittori disimpegnati, che praticarono il disimpegno, il distacco dalla politica e dal programma di Augusto.